Ma guarda un po' chi si vede. Ma cosa vuoi, testa di vegetale? Oh, che succede? No, lo sapevo. Ma perché non ho messo via le cose di Halloween prima di portare su quelle di Natale? Una volta che voglio fare le cose in anticipo. Oh, Natale, sei proprio fuori posto. Tocca a me adesso. Beh, veramente saremo ai primi di novembre, Cosa, di già? Eh già. Beh, è passato qualche giorno, mica è finito il mio momento. Tu, un momento, oggi è iniziato le pubblicità e guarda, la gente mi ama. Ecco che ripartono. Senti, Barbalunga, non è che perché la gente inizia a festeggiarti in anticipo diventa automaticamente il tuo turno. È passato solo poco dalla fine di ottobre, quindi adesso aspetti. Effettivamente mette un po' d'ansia, eh? Poverino, che ansia, sempre a contare i giorni. Io non ne ho bisogno, la gente pensa già a me. E sai perché? Perché porto gioia, affetto e regali, non un dolcetto andato male e vestiti scomodi da zombie. La cosa di trovarsi sempre un costume è un po' una rottura, sì. Per il resto però ci sta, dai. Vedi, ascolta il tipo che ogni tanto ha delle uscite intelligenti. Ah, grazie. No, aspetta, ma come ogni tanto? Ma sai invece cosa sarebbe una roba super intelligente? No. Mettere un bel like per altri video così e iscriversi al canale attivando la campanella per supportarmi. Oppure se non volete perdervi nessun altro video. Inoltre, se vorreste farvi un regalo di Natale in anticipo oppure un regalo in ritardo per Halloween, potete trovare qua sotto in descrizione il mio libro. Hai finito con la pubblicità? Sì, circa. Perfetto, allora vai pure avanti con la tua stupida difesa. Sì, dove eravamo? Ah, giusto, lui diceva di portare gioia. Ah, certo, tu porterai pure gioia, ma io porto il brivido. Sai cosa significa adrenalina, vecchietto? Gli occhi di tutti sono puntati su di me, il 31, altro che Slytherin. Beh, effettivamente in tanti lo aspettano, non è detto una roba sbagliata, eh. Oh, certo, l'adrenalina, che poi dura quanto? Un giorno? Una notte, forse? Io sto su delle decorazioni per 2 mesi pieni, amico. Ma la cosa più assurda è che continuano ad anticipare. Prima o poi ci ritroveremo a mangiare zampone e lenticchie a Ferragosto. Magari, pensa a Halloween, la notte di San Lorenzo. Sì, magari con le zucche cadenti, ma ti senti quando parli? Ragazze, ragazze, dai, sembrate... Beh, esattamente quello che siete, due festività che si litigano il calendario. Lui ha iniziato a invadere il mio mese. L'ho trovato al supermercato il 2 ottobre con i panettoni e le palline a inizio mese, capisci? E questo lo so, ma... Non è colpa mia se mi vogliono prima, è l'affetto che provano per me, io porto sorrisi. E poi scusa, chi ti vuole vedere davvero? Maschere e ragnatele dappertutto. Ma pensate, tu chi ti credi di essere? L'idolo del supermercato? Io sono l'ombra, l'incubo, io sono Halloween. Questo è Halloween, questo è Halloween. Scusatemi, ho visto il figlio di sera. Oh, l'ombra, che paura. Guarda che la magia del Natale è molto più potente. Ora scusami, devo organizzare le luci per la mia stagione. Ok, entrambe avete le vostre ragioni. E adesso finita la disputa, possiamo tornare in pace almeno fino all'anno prossimo, che dite? Non ancora. Esatto, troppo presto. E poi non riesco a sopportare questo che se ne va in giro tutto l'anno con il suo odore di pino e cannella, ci credi? Senti, Giacomino la lanterna, se ti dà fastidio il profumo di pino, prova a passare meno tempo in cantina tra polvere e ragnatele. Ehi, guarda che la cantina è il mio regno, ok? A me piace creare una atmosfera misteriosa. Non tutto deve essere brillante e perfetto come un centro tavolo natalizio. Ah, per favore, c'è spazio per ogni festività. Halloween, tu hai il tuo momento di gloria e Natale pure, mi sembra, no? Ah sì? Allora perché vedo panettoni nei supermercati dal 1 ottobre? Questa è un'invasione. Ah, sei geloso. Magari la gente vuole anticipare il Natale per evitare di venire spaventata da cose come te. Sai com'è? Gli incubi non piacciono proprio a tutti. Almeno io sono emozionante, tu invece sei solo prevedibile. Tutti sanno come va a finire. Regali, alberi, fiocchi e basta. Oh, prevedibile, eh? Beh, almeno io devo farmi tutto un mese vestito da mostro per attirare l'attenzione. Oh, scusa tanto, Sua Maestà della Neve. Magari tu non capisci, ma io rappresento il coraggio, la forza di affrontare le paure. Ah, certo, come no? Tutte quelle persone coraggiose che urlano ogni angolo del buio. Wow, eroico davvero. Ok, ma quindi nessuno apprezza una cosa dell'altro? Cioè, pensatevi, potete essere una squadra fortissima. Una che spaventa e l'altra che consola. Ma che stai dicendo? Collaborare con lui? Ma se solo a guardarlo mi viene voglia di urlare per quanto è smielato. Mielato? Beh, almeno io non sono un concentrato di ansia e oscurità, che poi, diciamocelo, è pure fuori moda. Ah sì? Sai che c'è? Piuttosto di collaborare con te, meglio stare un altro mese in cantina con le ragnatele, che mi piacciono pure. Ci ho provato, ragazzi, ma fatemi capire perché litigate avendo ognuno i vostri punti di forza. Mettetevi d'accordo, su! Punti di forza? Io sono l'unico che regala emozioni vere, altro che punti di forza.
forza. Parliamo di brividi, dell'ebbrezza della paura. E diciamocelo, in tanti preferirebbero essere spaventati piuttosto che ascoltare per mesi Jingle Bells. Un po' è una rottura in effetti, ma anche spaventarmi per mesi è una cosa che non so se mi piacerebbe. Infatti, vedi, ma chi ascolti? Nessuno vuole spaventarsi davvero, è solo un gioco. Io invece porto valori veri, la famiglia, i regali, i momenti insieme. Sono una tradizione. Non si può dare torto, anche se pure i regali sono una tortura a volte. Ma per te è tutto una rottura? No, beh, non proprio tutto. E cosa allora? È tutto quello che non posso fare dal divano. Tornando a noi, io sono una festa che permette a tutti di uscire dagli schemi. Mi hai mai visto con quei costumi assurdi? Sono l'unico giorno in cui la gente può liberarsi dalle apparenze. Sì, sì, certo, tutti liberi, tutti felici di mettere cose strane e scomode. Un gran bel regalo. E effettivamente una volta un mio amico ha avuto la brillante idea di travestirsi da zucca gigante. Abbiamo dovuto chiamare i pompieri per staccarlo dalla porta. Almeno io sono autentico, mica come certe lucine finte, ghirlande di plastica e tutti quei gingilli quiche. Quiche io? Ma ti senti? Io porto un tocco di magia, le luci, l'albero, il calore. Tu hai solo ragnatele e qualche candela. Tristissimo. Tristissimo? Almeno io non sono noioso, con tutti quei canti tipo astro del ciel, pargo di... Che noia. Non riesco neanche a finirla senza addormentarmi. Beh dai, avete preso anche quello meno divertente però. Esatto, tipo Jingle Bells oppure tante altre sono molto più ritmate. Certo, siamo Mariah Carey e All I Want For Christmas Is You. Io se non canto, no, basta. Ah giusto, adesso dovrebbero scongelarlo tra poco, no? Vedi che anche tu le apprezzi? Ehi, guarda che ti stavo prendendo in giro, il tuo stile non mi si dice per niente e mai lo farà. Idem, tranquillo. Eccoli lì. Sì, certo, è ovvio che sono due stili diversi. Ma bisogna anche riconoscere che potreste trovare qualcosa in comune. Qualcosa in comune? Ah, con questo qua, ma figuriamoci. Infatti non vedo cosa potrei avere in comune con una zucca vuota. Dai, forza però, cercate di impegnarvi. Tipo Halloween, c'è qualcosa che apprezzi del Natale? Assolutamente no. Dai su, ammorbidisci un po' quella polpa di zucca. Guarda che non ho più la polpa. Giusto, senza contare che sei di plastica. Comunque vabbè, lasciamo stare, dimmi qualcosa. Ammetto che le luci non sono male. La mia faccia sulla zucca illuminata è bella, ma l'atmosfera luminosa del Natale avrebbe anche il suo fascino. Oh, vedi, e tu invece Natale cosa ti piace del nostro amico Halloween qui? Io posso ammettere che qualche decorazione di Halloween non è male sotto la giusta luce. Magari il mio pupazzo di neve con un po' di foschia non farebbe tanto schifo. E la foschia va bene finché non te la trovi davanti mentre guidi. Quello sicuro. Comunque vedete, basta trovare il meglio di ognuno e magari, forse qua esagero, però riuscire a farsi del bene a vicenda. E magari posso passarti qualche caramella extra per Natale, tanto io ne ho secchi. Oh, ma dai, che carino. Molto generoso, amico, e potrei considerare di lasciare qualche decorazione di Natale in sospeso, giusto per lasciarti brillare ancora qualche giorno. Perché no? Anche questa mi sembra carina come cosa. Allora, abbiamo fatto pace? No! Dai, forza, qualcos'altro ci sarà però. Va bene, vediamo. Qualcosa che apprezzo del Natale. Beh, forse i biscotti? Ok, i biscotti al burro con le decorazioni sono decenti. A noi di Halloween hanno sempre solo caramelle, quelle orrende gommose a forma di dentiera, quelle non le sopporto manco io. Ah, i biscotti, eh sì, ne so qualcosa. Anche se le tue caramelle sono malvagie, ogni tanto fanno piacere, soprattutto le liquirizie, quelle sono un tocco di classe. Ah, quindi sei anche tu un tipo da liquirizia? Chi l'avrebbe detto? Pensavo fossi solo un fan della cannella e del cioccolato. Beh, cannella e cioccolato sono insostituibili, ma posso apprezzare anche un po' di diversità ogni tanto, soprattutto se poi con le tue caramelle riesco a spaventare qualcuno con quei dentini di plastica orribili. Vedete? Siete pure più simili di quanto pensate. Magari riuscite anche a condividere, non lo so, qualche decorazione. Ok, ammetto che le tue luci colorate non sono poi così male. Se fossero un po' più arancioni e viola, magari potrebbero fare qualcosa di interessante. Ma certo, una piccola modifica qua e là e magari una candela fumante per aggiungere un'atmosfera inquietante. In fondo è anche carino avere un po' di mistero in giro. Ah,
e io potremmo ammirare un po' le decorazioni, niente ragnatele su tutto, solo qualche tocco qua e là con un po' di glitter, giusto per farti felice. Ci sta, ma magari non snaturatevi troppo, siete belle perché siete come siete. E poi mi ricordo che a volte quando si è provato a mischiare delle feste non è andata troppo bene, i film insegnano. Magari potremmo fare una sola edizione speciale. Ci sto, un Natale con un tocco di brivido, ci penso io, e magari puoi aiutarmi con qualche scherzetto tra le decorazioni, un Babbo Natale che scappa o un pupazzo di neve che ride maleficamente. Ah, finalmente, questa sì che è collaborazione, ero convinto che non ci saremmo mai riusciti. Ma guarda, ho una chiamata. Pronto? Pasqua? Dice che vuole partecipare anche lei? Pasqua? Pasqua no! Ah, la vedo grigia. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete altre idee su nuove festività da portare all'interno di Se le festività parlassero, e magari anche altri VS, no? Un po' di cose che si possono fare ci sono, fatemi sapere se vi è piaciuto questo format e scrivendo se siete team Halloween o team Natale. Bene, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto, noi come al solito ci vediamo mercoledì e venerdì con altri nuovi video lunghi e gli altri giorni con nuovi shorts. Bella raga, ciao!